30 luglio. Non puoi far altro che attendere la polizia faccia la sua mossa. Cosa potresti fare oggi? Boh. Oh, piccolina. Ah, già. Papà ha detto che hai ottenuto il massimo dei voti ai test. Incredibile. Ho fatto questo. Ecco. Bracciale di carta. Piango. Vediamo. Bracciale di carta. Bracciale tutte le statistiche di 5. Ti amo piccolina, voglio dargli un bacino sulla fronte. Iniziamo a fare un po' di giri per vedere dove sono tutti quanti le missioni. Allora, bimba. Ah, un fermaglio floreale. Meno male, così sarò identica a mia sorella. Questo è per te, grazie. Medicina pregiata, grazie. Micio, mi dispiace, non ho ancora pesci, dovrei andarli a prendere. Dove cazzo si compra l'esca, anzi la canna per Yosuke? La canna per pescare in mare. Oh, ma Ri! E anche Rise, cacchio, bella scelta. Però Rise in questo momento siamo fermi. Ma Ri, bene o male, se la portiamo avanti non sarebbe male. Abbiamo un eone. Al tizio qua dobbiamo ancora costruire il modellino. C'è Kanjila, non c'è nessuno. Statuetta di Jack O'Lantern. Ah, che bello, finalmente. Vediamo se l'amico Fabbro invece ci fa guadagnare qualcosina di più oggi. Vediamo, 145.000 yen. Beh, mica male, dai. Otteniamo una spada gotica, un gunto tipo 98, ok, il Chris Naga, l'anacirusato, gli stivali da cowboy, il Furin Kazan, l'asse rigida, la lastra fotonica, fotonica, Dio mio, l'astra di lega, il pugno sbronzo, l'armatura di pietra, la tunica del lupo, l'armatura a scaglie, il gilet d'azione, l'armatura rigida. Abbiamo ottenuto un sacco di armatura questo giro. L'armatura a piastre, la veste capitale, la tuta della passione, la ricetta salutare, l'anello vendicativo e basta. Oh, finalmente. Allora, entriamo dentro. Oggi cambio di abilità. Siamo a livello 54 e possiamo fare finalmente Kinky. Ah, che bello Kinky. E concentrazione si può spostare agli altri. Perfetto. Beh, Kinky al momento sarebbe un'ottima persona d'attacco fisico. Per il momento non ci sprechiamo troppo e utilizziamo le persone che ci servono. Non ci mettiamo a fare cose che non sono importanti. Vediamo se Maria è disponibile. Ehi, prima di partire alla ricerca dei miei ricordi, voglio andare in un posto. Voglio vivacizzare le cose. Si dice così, no? Sembra che Maria voglia andare da qualche parte. Si rafforzerà presto. Vuoi passare la giornata con Maria? Certo. Ego? Bene, andiamo. Marie sembra felice. Forza, andiamo, portami fuori. Hai deciso di accompagnare Marie. Vediamo, dove vuoi andare? Ah, di nuovo qua. Area commerciale da Suizaki Daigaku. In seguito alle pressanti richieste di Marie, sei venuto qui per mangiare degli spiedini di carne. Ore? Oh, guarda un po', ci sono Star-kun e Marie-chan. Ci incontriamo di nuovo. Ehi là, senpai, che ci fai qui? Ehi, non vale, siete tutti qui senza di me. Potete chiamare, sapete? Sono arrivati tutti, a quanto pare. Ti diverti in compagnia di Maria e dei tuoi amici? Già, ma si è fatto tardi, saluti tutti e accompagni Maria alla stanza di velluto. Ma come? Scusami, ma non c'era scritto che... No, aspetta. Ma c'era scritto che era pronto o ho letto male io? Senti che il tuo legame con Marie si rafforzerà presto. Magari è per forza una parte necessaria, non lo so. Tu purtroppo sei ancora ben lontana, vero? Ci serve dialettica. Finiamo di leggere il libro. Esatto. Così possiamo lavorare come traduttore, aumentare la nostra statistica per parlare con Nanako. Magari, chissà. Non ci vorrà molto. Oggi è domenica, possiamo guardare la TV, esatto. Maneki Neko, che garanzia, non crede ai miei occhi. Sì, ovviamente sempre due Maneki Neko, perché sbaglia a mettere bomba intelligente per due e supersonico per due. Se devo scegliere piuttosto questo, così vediamo almeno che cos'è. Che purtroppo, ovviamente, è una fregatura da parte nostra comprare tutti questi oggetti perché spendiamo soldi che alla fine magari non ci portano niente di utile. Però... magari, sai, ti esce quella sorpresa ogni tanto. Quel qualcosa di utile all'improvviso. Marie, per fortuna, è ancora fuori, quindi proviamoci di nuovo. Vorrei aumentarlo il prima possibile. Usuyo. Oh, eccoti. Usciamo, dai. Vuoi aiutarmi a ricordare o no?
Hai promesso a Marie che l'avresti aiutata a riacquistare la memoria. Visto che possiedi, si rafforzerà presto. Hayakiko? Penso che fosse per forza di cose da fare. E visto che abbiamo il tempo per farlo fino al 20 di agosto, voglio dire. E vai, andiamo. Rivoglio indietro i miei ricordi il prima possibile. Perché ho la sensazione che il fatto che lei ricordi non sia una buona idea alla fine. Sulla riva del fiume Samegawa, in pratica è stata Maria a trascinarti qui. Allora, a proposito dei miei ricordi, secondo te cosa dovrei fare? Hai qualche indizio? Tipo i fogli di carta? No, niente. Come ho già detto, questa è l'unica cosa che ricordo. Marie ti mostra di nuovo il pettine di bambù. Se rammenti, ti ho raccontato di come avessi questo con me quando ho iniziato per la prima volta a ricordare. Sarà d'aiuto? Lo vendono da qualche parte? Non saprei, magari possiamo capirci qualcosa se scopriamo dove l'ho trovato. Però non somiglia a quelli che si trovano al Junes, non hanno affatto questo aspetto. Marie sembra molto presa dal discorso una volta tanto. Sembra più vecchio, conosci qualche negozio che vende cose come questo? Qualche negozio qui nei paraggi potrebbe avere un vecchio pettine come quello? Quello dei tessuti magari? Ricordi che la famiglia di Kanji gestisce un negozio di tessuti, potrebbe sapere qualcosa a proposito del vecchio pettine di bambù. Parli a Marie di Tatsumi Tessuti. Sarebbe il negozio di quel vecchietto? La cosa mi sorprende. Beh, andiamoci. È nell'area commerciale, vero? Andiamo allora. Forse anche la nonna di Rise poteva aiutarci. O magari Rise stessa, però mi sa che la mamma di Kanji potrebbe essere molto più d'aiuto. E guarda caso c'è Rise qua. Area commerciale da Tatsumi Tessuti. Ehi, oh, senpai. Ah, senpai, che coincidenza. Oh, c'è anche Marie-chan. Aspetta, non ditemi che voi due è un appuntamento. Certo che è un appuntamento. No, siamo qui per un motivo preciso. Cavoli, non farmi prendere questi spaventi. Ehi Kanji, il senpai vuole parlare con te. Che c'è? No, vorremmo parlare con tua madre. Tu sai cos'è questo? Dimmi tutto quello che sai, ogni cosa. Questo coso? Beh, è un pettine. Ed è piuttosto vecchio. Quello sarebbe un pettine. Non sembra molto facile da usare con quella forma. Allora, di cosa hai bisogno? Vuoi che scopra da dove viene questo affare? Anche un piccolo indizio può bastare. Non saprei, però... No, non so, mi dispiace. Ehi, mamma, vieni un po' qui. Ah, giusto, la mamma di Kanji potrebbe sapere qualcosa. Ti sento, non urlare. Oh, ma ciao, è tanto che non ci vediamo. E questa ragazza è un'altra delle amiche di Kanji? Voleva saperne di più di questo pettine, sai niente ma? Un pettine? Fammi vedere. Ah, è molto antico. Signore, perché si è messo in ginocchio? Poteva stare in piedi. Ah, è molto vecchio. Mi dispiace, noi non abbiamo niente del genere. Non sai dirmi niente al riguardo, una cosa qualsiasi. Non ho mai visto un pettine da quella forma simile. Non penso che sia destinato a un uso quotidiano. Forse avrei migliore fortuna chiedendo ad un museo o una galleria, piuttosto che a un negozio di tessuti. Un museo? È così raro? Beh, non so se è raro, ma di sicuro non è niente che puoi trovare in vendita qui nei paraggi. Eh? E come fa ad averne uno se nessuno lo vende? Avanti, donna, dacci una mano. Non parlare così a tua madre. Avanti, donna. Oh no. Mi spiace non potervi essere d'aiuto. Purtroppo è così e non ho mai visto niente del genere prima d'ora. Avanti, donna. Perché ho questo oggetto? Forse mi è stato regalato. Non sarei così sicura. Non è buona norma regalare un pettine. Kushi, la parola che indica il pettine, è formata dalle sillabe Ku, che significa dolore, e Shi, che significa morte. Secondo un'antica credenza, i pettini possono causare separazione, ma non credo che ai ragazzi interessino queste cose ormai. Ah, non lo sapevo. In effetti, a pensarci, è proprio quello il significato delle sillabe. Tatsumi-san, posso parlare un attimo con lei? Arrivo, un momento, per favore. Kanji, occupati tu dei nostri ospiti. Devo parlare con un cliente. Vi prego, fate come foste a casa vostra. Dolore e morte, eh? Beh, in effetti non è una cosa che regalerei a qualcuno. Ha detto separazione, quindi. Non sapevo che i pettini portassero sfortuna.
Separazione. Mari-chan, stai bene? Ti fa male la testa? Ehi, ehi, stai bene. Mettiti seduta e riposati un po'. Mari fa una smorfia. Ti fa male la pancia? È una dichiarazione stronza, madonna mia. Ricordi qualcosa? No, niente, non lo so. Eppure qualcosa c'è. Ah, è andato. Non riesco a ricordare. Mi stava balzando in mente qualcosa. Ero quasi riuscita a ricordare. Mari sembra seccata. Cosa? Non riesci a ricordare? Non ricordi niente di quel pettine? Ah, aspetta un secondo. Quel pettine non è tuo. Non vi preoccupate, è un mio problema. Allora questo non è un pettine normale. Cosa ha detto la signora? Ha un mausoleo, la gallineria. Magari andando in quei posti riuscirò a ricordare qualcosa. Aiutami anche tu. Certo. Percepisci la fiducia di Marie ripone in te. Senti che il tuo legame con Marie è diventato più profondo. E anche la telecamera si è spenta. Grazie. Ah, va bene, va bene. L'affinità sociale livello 6 e ho ne migliorato. Tra l'altro è la prima volta che vedo le scarpe di Kanji. Belle. Sono stanca, per oggi vado a casa. Riprenderemo il discorso più avanti. Belle le scarpe di Kanji, mi piacciono. Ma che le prende? Mari-chan è un po' misteriosa. Senpai, Mari-chan se n'è andata. Sembrava una dichiarazione tipo: dai, passa il tempo con me. Ringrazi Kanji e Rise e accompagni Marie nella stanza di velluto. Bentornato. Non penso ci sia nessuno fuori, vero? Potrei tentare sempre con Adachi, per giusto vedere se c'è. No, non c'è. Però c'è Yukiko. Però in teoria siamo già a posto con lei. Siamo a rango 10 dopo di questa. C'è Chie. E non penso ci sia nessun altro. Allora, per quanto io voglia passare il tempo con la nostra fidanzatina, vorrei sfruttare ancora la serata per leggere il libro e finirlo. Così dopo di questo possiamo iniziare a lavorare come traduttore, guadagnare soldi e aumentare la nostra dialettica. Hai finito di leggere Inglese per Tutti. Senti che la tua dialettica migliorerà più in fretta, garantendoti una maggiore efficienza nei lavori di traduzione. E vai. Tanto, come ho detto già l'altra volta, questi lavori ci servono adesso all'inizio, poi dopo non li calcoleremo neanche più. Stamattina pioverà, ma probabilmente smetterà entro il pomeriggio. Non puoi far altro che attendere che la polizia faccia la mossa. Cosa potresti fare? Scopriamolo. Prima di tutto facciamo le piantine. Vediamo, cosa possiamo fare? Vediamo le melanzane, anche se le detesto. Mari, oggi non c'è, c'è Yukiko. Dobbiamo concludere il nostro confidant. Già. Tesoro, ciao. Oh, Star-kun, gira voce che alcune persone abbiano visto un fantasma. Dicono che un'anziana signora vestita di nero appaia sulla riva del fiume. Ma la cosa buffa è che appare di giorno, durante le vacanze. Solo durante le vacanze? Non lo trovi strano? Mi piacerebbe vederla. Che è la signora che abbiamo incontrato all'ospedale, ovviamente. Sembra che Chie non abbia molto da fare. Non è Chie, cazzo! Oh, a proposito, ho scoperto che in scooter si può andare al massimo a 60 all'ora. O forse erano 30. Comunque sia, non ti sembra un po' poco? Sì, non è ancora pronta a rafforzarsi, addirittura. Minchia le palle. Cazzo, a livello 10 siamo. Non è che dobbiamo aumentare ancora chissà cosa. Non c'è neanche Kanji oggi, che sfiga. A proposito, già che siamo qui, traduttore, aumenta la dialettica. Accetti lavoro, certo. Puoi tradurre sul tavolo. Ma quindi questi lavori qua non devo andare da nessuna parte. Ma che sfiga, allora saperlo prima, no? Cioè, in pratica la prima sezione dei lavori si può fare a casa, l'altra sezione ci devi andare. Cazzo, che sfiga, ecco cosa intendeva la gente coi lavoretti. Yosuke, eccoti qua, ciao. A proposito, sai per quanto ancora Mari-chan rimarrà da queste parti? Beh, porta i miei saluti e dille che dovremmo uscire di nuovo tutti assieme. Giusto, meno male che mi hai fermato tu perché non ti volevo dire di no. Ce l'ho un mago? Oh, un altro foglietto, ma pensa un po'. C'è qualcosa di diverso, sì, sì, sì. C'è un altro pezzo di carta, qualcuno ci abbia scritto sopra. Aenai osawa, spicy na mint tea. Sono tutte poesie molto strane comunque. Oitsukenai yo, kimi no senaka. Ora,
Twilight が忍び寄る君までの距離永遠みたいな Midnight Blue。Sembra che lei stia dichiarando il suo amore a qualcuno, solo che, nonostante tutto, non sembra veramente indirizzata a qualcuno. Ah! Nannano! Di nuovo! L'avevo nascosta, ne sono certa. Insomma, io... Non leggerla! Non leggerla! Basta, egoista! Non osare! Sei proprio un egoista, razza di viscido ficcanaso! Ti odio, stupido muffin alla marmellata! Non leggere le mie cose! Marie arrossisce. Sta succedendo qualcosa di strano. Sento puzza di complotto. Io non lascerei mai cadere qualcosa del genere. Marie torna a sedersi e si guarda intorno con aria sospetta. Chi è stato? Prendiamo questa, vediamo. Posso fare qualche fusione con lei? Anzi, oggi c'è qualcosa. Punti bonus esperienza. Ok, kinky. Unicorno, Baphomet e trono. Però sarebbe una bella botta a livello di attacco fisico. Dai, va bene. Nonostante non sia una persona magica, ho spostato sia concentrazione che Megidolan. Metti caso che una fusione che lo richiede. È una fusione magica, perlomeno già ce l'abbiamo. Sono l'insuperabile Kinky. Nella mia magnanimità ho deciso di aiutarti. La fitta sociale e il carro infonde potere. In più le statistiche di condizione di previsione, punti bonus esperienza. Huh. Vabbè, vediamo. Pugno gargantuesco. Bomba sigillante. La madonna, livello 60. Si è fatta 6 livelli. E ha ottenuto carica, che credo sia l'ultima cosa che può imparare. Però io comunque concentrazione la terrei. Nonostante tutto la terrei per il semplice fatto che, appunto, come ho detto, possiamo trasferirlo. Ancora sta salendo di livello, la madonna. Si è fatta 7 livelli e possiamo fare Thor. Wow, con Kinky e mietitore spettrale. Dio mio, Belphegor. Ma Belphegor era tipo il primo mini boss che abbiamo incontrato in Persona 5. E qua è una persona di livello 61. A che punto siamo con Yosuke? Non mi ricordo. Posso rubarti un minuto? Devo dirti una cosa. Sembra inquieto. Si rafforzerà presto. Vabbè, non ho visto. Capito, grazie. Yosuke sembra felice. Mi sa che siamo al livello 8. O al 9 forse. Sulla riva del fiume Samegawa. Tu e un pensieroso Yosuke vi siete spinti fin qui. Yosuke ha a mano qualcosa. Ho trovato questa. È una foto adesiva del Print Club che ho scattato insieme a Saki Senpai. Poco dopo il mio arrivo qui, volle farsene una con me a tutti i costi. All'epoca, dentro di me, pensavo di essere superiore a questo posto. In molti mi vedevano come il nemico, perché il Junes avrebbe affossato l'area commerciale. Ma quando l'ho conosciuta, lei mi ha detto, i genitori sono i genitori, tu sei tu. Anche se non lo pensava davvero, mi ha reso felice. Grazie a lei, ho iniziato a pensare che forse questo posto non era poi così male. Ma poi... È morta? Perché? Perché è dovuta morire? Mi fa incazzare. Mi svuota dentro. Volevo poterle parlare ancora. Volevo conoscerla meglio. Ma lei non c'è più. Yosuke sta singhiozzando. Star, ora ho capito. Volevo dimenticarmi di Saki Senpai, della sua scomparsa. Volevo dimenticare che stavo vivendo una vita noiosa in mezzo al nulla. Quando sono iniziati gli omicidi, mi sono gasato. Ho pensato che, finalmente, c'era un buon motivo per vivere in Aba. Che avrei potuto lasciarmi alle spalle la morte della senpai e il mio essere uno sfigato. Ho colto al volo l'occasione senza mai riflettere su quello che stavo facendo. Non ho nemmeno fatto il primo passo. Scusa, Saki senpai. Scusa, Star. Non devi scusarti. Ma... Ti ho coinvolto nel caso e non ho saputo far altro che rinnegare me stesso. Yosuke ti fissa con gli occhi gonfi. Ma ora credo di aver aperto gli occhi. Devo superare il fatto che Saki Senpai non tornerà. Che quando questo caso sarà finito non avrò posto per rifugiarmi. E che non cambierò mai. Mi ha aiutato a capire questo. Sembra che tu sia stato di sostegno per Yosuke. Percepisci un forte legame fra voi due. Livello 8, giusto? Esatto.
La fitta sociale livello 8 è migliorata anche la sua persona, ottenendo Diarama. Abbiamo già Kikura e non mi sento di sprecare uno slot per quello, sincero. Oh, sei rimasto un altro po' con Yosuke e l'hai accompagnato a casa. Beh, Yuki con Yosuke, siamo tutti lì vicini a completarli. C'è di nuovo Rise, ma la sera ci serve relativamente a poco uscire con lei. Cioè, per carità, con tutti. C'è ancora lui però, wow, non me l'aspettavo di vederlo. C'è anche Kanji. Però tornerei a casa e proverei a fare uno dei lavoretti, appunto la traduzione. Oh, chi è che ci chiama? Hai ricevuto un messaggio, dici? È giunto il momento. Dal Giappone con furore il ritorno. È uscito. Sarà bellissimo. Vieni con me. Dico solo questo. Il film che Cie voleva vedere è in palinsesto al cinema. Se vai al cinema forse è il caso di invitare anche Cie. Beh, un'uscita con la fidanzata non sarebbe male, no? Traduci. Hai deciso di metterti a tradurre. Tradurre certe espressioni da un'altra lingua non è stato affatto facile. La tua dialettica è aumentata. Visto che hai finito di leggere, la dialettica è aumentata. Ti imbatti in una frase che sembra scritta da un bambino. Imposta la frase in modo corretto. La frase ha perso il suo fascino, ma hai raggiunto l'obiettivo. Peccato. Hai guadagnato 4.000 yen. Forse dovevo scriverla come scriveva il bambino? Forse guadagnavo qualcosa di più? Allora, proviamo a scriverla come la scriverebbe un bambino. Magari ci dà dialettica in più, no? Hai perso tempo cercando parole infantili per la traduzione. Non hai raggiunto l'obiettivo. Ah, fanculo. 2.000 yen, ma... pezzo di merda. Vedi cosa succede a perdere tempo? Io farei una cosa. Vediamo chi è disponibile oggi. Se non c'è nessuno, andiamo al cinema. Anche se ci avevano detto che c'è la vecchia che è in giro, giusto? Ma dove la becco? C'è ancora Yukiko, ma siamo rimasti indietro per qualche arcano motivo. Non c'è neanche Kanji, Yosuke non c'è. Proviamo ad andare alla città di Okina. Proviamoci a sto punto a vedere com'è il film. Il cinema 30 frame, lo spettacolo principale del Giappone con furore il ritorno, il programma dall'1.8 al 31.8. L'adrenalinico sequel del film d'azione più amato di sempre dal Giappone col furore. L'entrata costa 1500 yen, i soldi ce li hai, vuoi passare a guardare il film? Certo, invita un amico. Invitiamoci, ovviamente. Pronto, come va? Al cinema di Okina, certo, sarà divertente. Sarò lì prima che il film inizi. Brava. Scusa, ho fatto tardi. Ah, quindi è una specie di appuntamento. Beh, andiamo. Guardi il film insieme a Cie. Oh. Hai sentito una scarica di adrenalina vedendo il protagonista sgominare i nemici con poderose grida di battaglia. Wow, ma almeno fammi vedere, dai. In Persona 5 almeno quando vai al cinema ti fa vedere che sei seduto. Ti sei goduto il film con Cie. Per il merito del film qualcosa dentro Cie è cambiato. Ah. Quindi guardare film ti dà delle statistiche bonus? Perché nessuno me l'ha detto? Perché nessuno mi ha detto questa informazione così fondamentale? Ecco, appunto, hai ottenuto diversi bonus guardando il film. Forza, agilità, fortuna. Moeta! È stato grandioso, ero così esaltata che ho persino pianto. Ah, la sede del Giappone con furore. Non è solo intrattenimento, è uno stile di vita. No. Grazie per avermi invitata fuori, è stato uno spasso, dobbiamo rifarlo. Decidi di tornare a casa. Perché nessuno me l'ha detto che aumentava le statistiche del cinema? Quando è che tornerà Dojima? Però se ci fosse stata Yukiko adesso, l'avrei... Oh, c'è lei! Beh, lei sarebbe buona aumentarla, visto che non ci siamo mai usciti. O meglio, sì, una volta sola, ma... Sai cosa? Ci conviene uscire. E per fortuna ci abbiamo il serpentone. Certo, perdiamo un attimo di tempo così. Però mi chiedo se portare al cinema... Rise serve a qualcosa. Come quando portavamo Futaba a bere il drink che otteneva dei bonus solo per lei. Oh, sei tu. Cavolo, non farmi spaventare in quel modo. Ero fuori a cena con la mia famiglia. Mi sono abbuffata. Per me la...
Non ha senso questa frase, per me la sto facendo a piedi. Me la sto facendo a piedi e basta, per non c'entra nulla. Per bruciare calorie, anche se non ho niente da fare a casa. Per cui, se ti va, potrei restare un po' qui con te. Pare che Aya non abbia del tempo libero, potrebbe apprezzare se le parlasti. Yamato, vuoi passare del tempo con lei? Certo. Beh, vorrei vedere. Sembra che Aya aperta l'idea. Durante le vacanze estive vai spesso in spiaggia o in piscina? Solo per dirti che se lo fai e vuoi che venga con te, preferisco passare. Non voglio abbronzarmi, mi basta prendere il sole andando a fare le spese ad Okina, anche se generalmente mi chiudo in un bar per il caldo. Ma se vai da qualche parte, magari posso unirmi a te per un viaggio. Un viaggio in moto? Huh? Dici sul serio? Pensa a tutti i raggi ultravioletti che mi seccherebbero irrimediabilmente la pelle se vado in scooter. Non ho neanche una patente, ne voglio prenderne una. Ai, è imbronciata. Comunque, senza compiti le vacanze estive non sarebbero poi così male. Ma gli insegnanti mi stanno col fiato sul collo. Se non faccio i compiti mi tocca i corsi di recupero. Approfondite la vostra conoscenza chiacchierando il più del meno. Senti che il tuo legame con lei è diventato più profondo. Senti che il legame si rafforzerà presto. Wow, si è fatto tardi, devo tornare a casa. Ah, già, ecco, prendi. Pastiglie antitosse. Un ringraziamento per avermi fatto divertire. Forza, accompagnami a casa. Pure. Hai accompagnato a casa Aya e fatto ritorno a casa tua. Detto questo, però, io pensavo che andare in moto fosse una cosa romantica, invece non ha funzionato. Chi è che mi chiama? Pronto? Sono io. Ho voglia di farmi un giro. Vieni, vero? Calmi tutti. Non posso. Ok, allora ciao. Lo so, hai ragione. Ma è semplicemente che devo tornare indietro nel tempo per parlare di nuovo con te, Bella. Anche perché in realtà è stata una fortuna che ci chiamasse. Perché effettivamente se no avremmo dovuto aspettare la riapertura della scuola per avere un rapporto con lei. No. Abbiamo fatto bene, in fondo. Degustazione di cibi al Junes? Perché vorresti solo mangiare i bocconi da degustazione? Compriamo del cibo di qualità e te lo cucino io volentieri. Ti farò degustare la mia cucina invece che farti andare a prendere i bocconi in giro dal Junes. Perfetto. In realtà nessuna delle scelte era buona per lei, però visto che ha detto che andare in moto la faceva abbronzare, la montagna uguale, ho pensato che il Junes fosse l'unica. Va bene, usciamo con lei. Bene, non fare tardi. Hai deciso di uscire con Ai. Sarà un'uscita produttiva o sarà un'uscita del cazzo? Stazione di Okina, sei venuto qui con Ai. Allora, che vuoi fare? Mi sto stancando di questo posto, ormai non c'è più niente da fare qui. Concordo. Ehi, non ti ho concesso di annoiarti. Ho scelto proprio te per accompagnarmi, quindi ringraziami e goditi questo tempo. Oh, wow. Quindi era un'uscita inutile, fantastico. Ehi, senpai. Oh. Non pensavo che avessi tempo per chiacchierare con le altre. Chiudi il becco. Io e Star stavamo parlando. È maleducazione interrompere. Che problemi hai? Sciacquetta. Non permetterti di parlare con le altre ragazze mentre sei con me. Si prospetta un giorno divertente. Wow, senti che il tuo legame qua si rafforzerà presto, vabbè. Allora, è stata un'uscita inutile. Però ne è valsa la pena questa... Poverina Rise, però. Madonna mia. Bentornato. Hanno portato una cosa per te, l'ho messa sul tavolo. Grazie. Maneki Neko e caramella gigante, sticker premio 1. Oggi puoi lavorare come custode all'ospedale. 3 sticker premio, ottimo. Spediamoli. Ovviamente io punto sempre alla rara. Non si sa mai che ci sia qualcosa di buono. C'è la nostra amatissima Cie, però... Possiamo lavorare all'ospedale, tanto vale continuare. Non è ancora pronta a rafforzarsi, Purtroppo penso di non poter fare molto altro. Lei non è che la incontriamo in giro, ci dobbiamo andare. Almeno ci guadagniamo qualcosa, dai. Una stanza vuota dell'ospedale municipale di Naba, si è impegnato con le pulizie della stanza, liberatasi di recente. Ma quante stanze si liberano in sto cazzo di ospedale di recente? Decidi di far finta di nulla e continui le pulizie, il tuo coraggio aumenta. Oscar e Sama, che si fa oggi? Scopriamo qua sul letto? Senti che il vostro game si rafforzerà presto. Hai guadagnato 5.000 yen.
Purtroppo lei, a differenza di molti altri, l'unica altra cosa che puoi fare è magari andare a pregare al santuario, ma perdi comunque una giornata. Almeno in questo modo ci guadagno 5.000 yen. Ciao patata, io esco, guardati pure Power Ranger. Tutto come previsto, statua di Jack-O-Lantern. E vai. Allora, c'è Yukiko che, per carità, dobbiamo aumentare. C'è Kanji. Beh, Kanji ci può essere d'aiuto. Non per cose, non perché non voglio passare il tempo con Yukiko. Però, visto che tanto dovrei perdere una giornata per starci dietro solo per appianare quella mancanza, tanto vale a questo punto andare con chi ne ha più bisogno. Yukiko, se riesco, voglio incastrarla in qualche modo senza dover perdere la giornata. Kanji, come va? Cheese. Eo, senpai, come va? Ah già, come sta quella ragazza? Mary o come cavolo si chiama? Non sono mica preoccupato per lei, solo che non sembra una capace di cavarsela da sola. Ehi, non fraintende, non mi interessano quelle come lei, chiaro? Comunque, salutamela e dille di venire la prossima volta che ci riuniremo. Cheese. Sar senpai, hai da fare? Sembra che Kanji abbia del tempo libero. L'altro giorno ho provato ad andare in tutta birra sulla bici e ho superato uno in moto come se niente fosse. Chissà se le altre hanno già preso la patente, così potrò sfidare anche loro. Okunishi, imperatore, si rafforzerà presto, la giornata con Kanji, vai. E vai. Kanji sembra felice. E siamo al fiume. Sulla riva del fiume Samegawa. Non riesco a togliermi dalla testa questo posto. Continuo a pensare che il coniglio buttato via da quel moccioso potrebbe essere finito da queste parti. Se lo trovasse ora ci resterebbe male. Non che abbia voglia di inzupparmi anche oggi. Ehi, signore. Eccoti. Sanacen è stata contentissima. Ti sta cercando da quel giorno. Ascolta, moccioso, non chiamarmi... Ah, lascia perdere. Puoi farmene altri, signore. La mamma ne vorrebbe uno. Anche la mamma di Sana-chan. Dicono che ti pagheranno. Pagarmi? Non serve. Non sono mica un professionista. La mia mamma vuole un gatto, mentre quella di Sana-chan un cane. La maestra invece vuole un alligatore rosa. Ah, e che cazzo sono? Una fabbrica? Un alligatore rosa? Oh, come quello della favola, eh? Ok, va bene. Vedrò di trovarne il tempo. Evviva, grazie, ricorda, l'hai promesso. Sono diventato un cazzo di fabbro. Sono finito in una situazione assurda, eh. Non sei felice? Non saprei proprio. Kanji sembra confuso. Una volta alle elementari sistemai la borsa di una compagna. Ripensandoci, forse mi piaceva. Era solo per farla felice, ma il giorno dopo tutte le bambine iniziarono a prenderla in giro. Lei si mise a piangere. Non capivo cosa fosse successo, ma credo di averla fatto qualcosa di male. Non avrei mai immaginato di poter essere ringraziato per queste cose. Beh, è anche passato del tempo, no? Che bella sensazione. Sentirsi dire grazie. È bello. Beh, mi fa piacere. Sorride timidamente. Senti, comprenderlo un po' di più. Livello 5. 6. Perfetto. Livello 6, imperatore migliorato, anche la tua persona. In che modo? Carica. Ah. Yes, bravo Kanji. Via questo. Oh beh, devo scappare. Devo andare alla stazione di Okina, al negozio di stoffe. Sono a corto di materiali e... ci si vede. Vabbè, hai guardato Kanji andare via e sei tornato a casa. Ma scusami, hai un negozio di stoffe finito i materiali? Vabbè. Bentornato. Oggi puoi lavorare come custode, eh già. A meno che... No, niente Yukiko. Però c'è Rise. Ah, Rise. Mi dispiace, ma la sera sei inutile da uscire. Non per cattiveria, però nel senso... Ci fosse stata già Yukiko. Dici, vabbè, perdi una serata di lavoro all'ospedale, ma almeno recuperi. Si rafforzerà presto. Vuoi lavorare all'ospedale? Sì. Hai deciso di lavorare all'ospedale. Vai. Sì, la gente se n'è andata, il coraggio aumenta. Ma... Aspetta, credi di aver sentito una donna gridare da qualche parte? Effettivamente sono andato troppo avanti e non ne ho fatto caso. Però l'ho sentita. Che sia lei che abbia gridato? Oh, sei qui? E beh sì, è incazzata. Sembra che Sayoko sia di cattivo umore. Hai sentito quel trambusto? Nessuno mi aveva mai detto in faccia sporca sgualdrina. Sembra quasi una telenovela. Davvero? Quando ho riso al suo patetico insulto, mi è graffiata. Chi è la vera sgualdrina? Sayoko sorride in modo forzato.
Nell'altro ospedale dove lavoro ho avuto una relazione con uno dei medici, ma era sposato. Lei l'ha scoperto e ha dovuto dare le dimissioni, così sono venuta qui. Sembra che poco dopo lui abbia ricominciato a flirtare, questa volta con un'altra infermiera. Non so cosa sia successo, ma sono stata coinvolta di nuovo. Sua moglie è venuta fin qui a insultarmi. Ah, le altre infermiere sono rimaste a guardare, con quei sorrisetti stupidi stampati in faccia. Non puoi farci nulla, la gente è stronza. Hai ragione, al loro posto avrei fatto la stessa cosa. Meglio ignorare gli sconosciuti. Sayoko sorride in modo forzato. È tutto così difficile. All'inizio non era così, quando ho deciso di diventare un'infermiera. Che lavoro a fare? Che vivo a fare? Proviamo a confortarla? Comprensione. Tirala su. Oh, scusa, borbottava ad alta voce. Hai un bel coraggio per essere un ragazzino. Sayoko sorride. Senti, comprende Sayoko un po' di più. Che palle. Che palle non avere tutte le statistiche già al massimo. Certo, il primo playthrough è sempre così. Non c'è nulla da poter dire. Anche Persona 5 ha avuto difficoltà all'inizio, per esempio con... come si chiamava quello che vendeva le armi? Però anche lui voleva coraggio di livello alto fin dall'inizio, e infatti l'ho fatto molto più avanti nel tempo. Ora è meglio che vada, ormai quella stronza se ne sarà andata. Fai attenzione mentre torni a casa. Sì. Hai finito il tuo lavoro e sei tornato a casa e hai guadagnato 5.000 yen. Bene. Credo che domani sia... il limite ultimo per fare il nostro carissimo amico del dungeon. Però ormai l'abbiamo fatto, quindi siamo a posto. Vediamo se c'è qualcuno oggi. Oggi non c'è nessuno, però c'è Rise. Dai, almeno lei. Ah, ehi senpai, fai un po' di shopping? È stato un vero spasso l'altro giorno con Mari-chan. Ma non mi fa impazzire che Yosuke senpai sembra sbarellare per lei. Insomma, pensaci, non dovrebbe essere super fan di Risette. A proposito, come sta Mari-chan? È una peperina, ma è davvero carina. La prossima volta che usciamo dovremmo invitarla. Beh, perché no? Oh, senpai, ho appena finito il turno in negozio, sei libera oggi? Visto che hai Raphael, si rafforzerà presto. Vai. E vai, dove andiamo? Sembra felice. Dove andiamo? Sulla strada qui accanto. Hai risposto all'appello di Rise. Non ce la faccio più, il mio stomaco sta per scoppiare. Era davvero una delizia, erano secoli che volevo venirci. Ma sarebbe imbarazzante presentarmi tutta sola, capisci? Ordina da sport allora. Come sei ingenuo, senpai. Quello che conta è l'atmosfera, il cibo da solo non è tutto, sai? La voce di Rise sta gonfiando di orgoglio per qualche motivo. Possiamo averne altri? A dirti la verità, sognavo di farlo fin da quando ero bambina. I miei erano parecchio severi. Non avevo molti amici, ma immagino fosse inevitabile visto che mi presentavo di rado a scuola. Come mai? Sempre per il fatto di idol? Ma basta discuterne, è un argomento deprimente, no? Parliamo di qualcosa di più allegro, del resto non voglio sprecare il tempo che passiamo assieme. È stato fantastico venire in questa città a conoscerti, dico sul serio. Oh, sfoggia un sorriso genuino, senti il tuo legame con lei diventa più profondo. Oh, che patatina. Livello 2. Otteniamo qualche bonus? La sua persona. Scansione debolezze. Effettivamente avrei dovuto farlo fin dall'inizio. All'inizio della battaglia vedrai l'affinità elementale del nemico. C'è la possibilità o me lo fa vedere sul serio? Perché se me lo fa vedere sempre, capiamoci, dobbiamo aumentare le Rise fin da subito. Fin da subito. Perché non cominci dicendomi che tipo di ragazza ti piace? Capelli corti, grandi occhi, cosce stupende, se no non tanto abbondante. È meglio se sto zitto, Rise. Hai incassato la raffica di domande di Rise fino al tramonto. Poi siete tornati a casa. Oh. Rise, patatina. Sei tornato. Oggi puoi lavorare come custode, ovviamente. Oh, c'è Yumi, ciao. C'è anche Yukiko. Allora, calmi tutti. Sono abbastanza sicuro che non è ancora pronto a rafforzarsi. Quindi, per il momento, lasciamola un attimo da parte e pensiamo a Yukiko. Oh, Star-kun, buonasera. Si muore di caldo, eh? Da quando sono iniziate le vacanze estive ho avuto tanto da fare alla pensione. Ho appena finito una commissione. Per caso sei libero? Nel caso potresti rilassarti qui con me, no?
Oh, che patatina. Vuoi passare la serata con Yukiko? Vai. Davvero, che bello. Yukiko sta sorridendo. Oh. Ora porto sempre con me il manuale per l'esame della patente, così potrò studiare ogni volta che ho un momento libero. Il test scritto non dovrebbe darmi problemi, ma sono un po' in ansia per quanto riguarda la guida vera e propria. Il concierge però dice che non appena avrò la patente mi aiuterà a fare pratica. Ha detto è troppo pericoloso iniziare a guidare da sola, Yuki-chan. Accidenti, secondo te è troppo apprensivo? Sono tutti molto premurosi con te. Sì, hai decisamente ragione. Hanno tutti il proprio lavoro a cui pensare, eppure trovano il tempo per prendersi cura di me. Spero non ci vorrà molto per imparare a guidare da sola. Sarà così divertente poter andare dove mi pare e piace. Oh. A proposito, le illustrazioni del manuale sono proprio divertenti. Ce n'è una in cui si vede un motocicletta che va a sbattere tutta la velocità contro un muro. Sbam! Oh, si ride per poco, eh? È stato piacere chiacchierare del più nel meno con Yukiko. Yukiko si rafforzerà ulteriormente. È già così tardi. Devo proprio tornare a casa. Ah, già, vorrei darti una cosa. Del tè natural. L'ho ricevuto in dono da uno dei nostri fornitori mentre svolgeva delle commissioni. Non ti preoccupare, noi ne abbiamo un sacco. Beh, andiamo? Hai accompagnato Yukiko alla fermata dell'autobus e sei tornato a casa. Sabato, piove e, soprattutto, diluvia. Oggi piove, le previsioni dicevano che domani farà bel tempo, per cui la nebbia non dovrebbe essere un problema. Non puoi far altro che attendere la polizia. Davvero, io pensavo che fosse il... fosse proprio il limite. Strano. Mettiamo la statuetta di Jack-O-Lantern. Ecco qua. Chissà quali saranno le prossime. Patata, io esco con la pioggia. Anche se... non penso ci sia nessuno. E anche per questo che ho salvato, perché se non c'è nessuno... potrei sfruttare la giornata per fare altro, però piove. Con la pioggia succede una cosa bella. Ovviamente i nostri confidant gaminga. Però, c'è il nostro amico del ristorante che non ci andiamo da un bel po'. Mega ghiono da 3000 yen, le caratteristiche aumenteranno. I soldi ce li abbiamo, facciamolo. Ovviamente siamo ancora ben lontani dal poterlo completare. Comprensione aumentata, conoscenza aumentata, diligenza aumentata. Non abbastanza. Che peccato ragazzo, sono 3000 yen. Torna presto a trovarci, grazie. Aia, l'hai mancata per un soffio. Mia figlia è appena uscita per le consegne. Gli affari vanno a gonfie vele per fortuna. Ed è tutto merito suo. Non la vedremo mai sta ragazza, ne sono certo. Ne sono certo che non la vedremo mai. Bentornato. Esatto. Dovrei andare a pescare perché c'è il temporale. Anche se non penso otterremo molto. Però devo dare da mangiare al gatto. E io ho solo queste due merde. Credo che dovrò andare a catturare un po' di insetti, sai? Sta serata è stata un po' sprecata ad andare a pescare, però... dovevo dare da mangiare al gatto. Armatura del paladino. Che meraviglia, non credo ai miei occhi. Armatura, sì. 20.000 yen. Coltelli da cucina, già ce li abbiamo. Gli oggetti più popolari ritornano con uno sconto. Inoltre aggiungo anche una spada mitica, che già abbiamo in teoria, no? O è mistica? Ottieni i coltelli e la spada. Però arrivato a questo punto ti è inutile tutti e due, perché hai in teoria armi già più potenti. Comunque l'armatura è costosa. Però... vediamo com'è, vediamo cosa ci esce. Ci sarà Yukiko oggi? Vorrei completare il suo confidant. Ma anche se ci fosse Yosu che sarei contento in realtà. Anche se ci fosse Rise sarei contento. Infatti però c'è Marie-chan e anche Rise. Ah, dannazione. Torniamo un attimo a noi. Prima le cose più importanti. Devo dare da mangiare a un gatto. Micio, dove sei? Micio, eccolo. Miau, sono affamato. Diamogli un salmone, ecco a te. Sta mangiando allegramente, sembra molto rilassato. Dovresti tornare a dargli ancora da mangiare qualche volta. Quanto cazzo di cibo ti devo dare, Micio? Per completare la missione, intendo. Io glielo darei anche continuamente. Però vuol dire che devo continuare ad andare a pescare anche. Come stai oggi? Sono io. Oh, eccoti. Usciamo, dai. Vuoi aiutarmi a ricordare o no? Hai promesso a Marie che l'avresti aiutata a riacquistare la memoria. Visto che possiede almeno Uzume, si rafforzerà presto. Vuoi passare la giornata con Marie? Certo. Hayakuiko? Sì, andiamo. Pensi che riuscirò a ricordare qualcosa stavolta? Lo spero per te. Hai deciso di accompagnare Marie da qualche parte per farla calmare. Dove? Sempre qua, ovviamente. Sulla riva del fiume. Hai portato con te Marie. Sembra piuttosto riflessiva oggi. Ancora sto pettine. Non capisco. Cosa dovrei fare? La signora del negozio ha detto che questo pettine ha qualcosa di speciale. Aveva detto che non aveva visto niente di simile.
Già, ha detto così. Ha detto anche che è molto antico. Di quali posti parlava? Un mausoleo? Una gallineria? Avranno dei pettini lì? Non ha alcun senso. Cosa dovrebbero farci? Sono oggetti d'antiquariato? Antiqua che? Intendi dire che sono oggetti vecchi e sporchi? Oh, potrebbe essere così in effetti. Proprio come quella roba, questo pettine è del tutto inutile. Marie sembra colpita. Conosci nessuno che intenda di cose di questo tipo? Chi da queste parti può conoscere l'arte e l'antiquariato? Il vecchio Daidara? Pensandoci su, ricordi che il proprietario di Daidara si considera un artista. Potrebbe sapere qualcosa a proposito di questi pettine raro. Di questo pettine raro. Hai parlato a Mari di Daidara. Allora c'è davvero qualcuno che può saperne qualcosa? Certo che c'è un sacco di gente strana da queste parti. Beh, andiamo, potremmo fare qualche scoperta. Speriamo. Non credo che Aya ci avrebbe aiutato. E deciso di andare da Daidara con Mari. Il signor Aya. Aya! Area commerciale da Daidara. Vendono questa roba. Ma chi dovrebbe comprarla? Noi. Yuki-chan, aspettami, questa roba è pesante. Oh, lo sapevo. Buongiorno, Starkune Mari-chan. Senpai, Emmy-chan. Oh, a quanto pare ci siamo imbattuti in un grosso scoop. Allora. Voi due piuttosto? Oh no, e ora che faccio? Ci hanno scoperto, Yuki-chan. Sto facendo acquisti per la pensione. Ho incontrato Terdi per casa e così ho pensato di far portare tutto a lui. Ah, Yuki-chan mi liquida così. Ho ammucchiato tutto fuori dal negozio. Non riesco a portare altro. Questo chi è? Che crudeltà, Emmy-chan. Ti sei già dimenticata del piccolo Teddy? E dopo tutte quelle carezze con cui hai graziato la mia pelliccia? Ah, è vero. Non avevi ancora visto Teddy fuori dal suo costume. Teddy? Oh, per le cordialità. Esatto, brava la mia Emmy-chan. Visto, questo è amore. Deve essere proprio il potere dell'amore. Beh, direi di no. Ah. Voi due che ci fate qui? Oh, fate acquisti, giusto? Stiamo facendo delle ricerche. Capisco. Qui? Ora. Ehi, tu sai cos'è questo? Oh, questo è... È un pettine davvero insolito. Cosa ci dovete fare? Tu ne sai qualcosa? Mi dispiace, non ne so niente. Nemmeno io, mai visto prima. Però è molto carino, proprio bello e splendente. Ah, è per questo che siete qui. In effetti il proprietario sembra essere esperto di oggetti d'antiquariato. Lo immaginavo, saprà qualcosa di questo? Non saprei, proviamo a chiedere. Molto bene, sono smammiorso di interrogarlo. Ehi amico, ho qualche domanda. Per me? Beh, non si tratta di arte, dubito che avrete qualche risposta. Cosa mi sai dire di questo? Vediamo, un pettine? Io non vendo pet... Questo è veramente stupendo, è fatto con grande maestria, ed è anche piuttosto antico, eppure non presenta molti segni d'usura, è perfetto, quasi troppo perfetto. Dove l'hai preso? È come pensavo io all'inizio, potrebbe essere che Marie viene fuori da un altro tempo. Non ci siamo così lontani, secondo me. Ah no? Per caso sa qualcosa di questo? Le saremo grati se saprà dirci qualsiasi informazione. No, è di sicuro un pettine, ma non so se si tratta di un accessorio o di un oggetto da festival. Diamine, non saprei neanche di che epoca è. Capisco. Beh, aspetta un po', signorina. Posso almeno dirti di cosa è fatto? Questo materiale, ecco, diciamo che non è il solito bambù. Somiglia più a un raro tipo di bambù che cresce nella regione del Chugoku, ma... Ma non si tratta di quello? No, qui non abbiamo a che fare con un normale bambù, certo, che è splendido, al punto che sembra quasi ultraterreno. Ultraterreno? Da che mondo verrebbe allora? Proprio non capisco. La mia mente... Ricordi qualcosa? Sembra che Marie stia soffrendo. Ricordi qualcosa? Aspetta, sento che sta per scoppiarmi la testa. Ehi, tieni duro, signorina. Ho un kit di pronto soccorso qui da qualche parte. Che gentile. Vado anch'io a cercare delle medicine. Chiedendo ai vicini dovrei fare più in fretta. Io che faccio? Aspetta, Yuki-chan, vengo con te. Ah.
Nonna no. Che sta succedendo? Ma che diamine? Non capisco davvero. Che fastidio. I ricordi sembrano tornare, ma poi spariscono di nuovo, proprio quando sembravano così vicini. Potrebbe essere che c'è un blocco mentale? Aspetta, lei un blocco ce l'ha veramente? C'ha un lucchetto. Potrebbe essere che Igor o chi per lui, o Margaret addirittura, abbiano bloccato i suoi ricordi volontariamente? Perché troppo duri, troppo sofferenza, lei soffriva a ricordare? Non sforzarti comunque. Ma se non stavo facendo niente, ha semplicemente iniziato a farmi male la testa e poi mi fa rabbia. Ancora non riesco a ricordare niente. Marie sta cercando in tutti i modi di ritrovare i ricordi persi. Percepisci tutta l'impazienza di Marie. E beh... Livello 7. La fita sociale livello 7 o ne è migliorato. Vado a casa. Mi fa ancora male la testa. Sorella. Ringrazi tutti e riaccompagni Maria alla stanza di velluto. Sei tornato. Hanno portato una cosa per te, l'ho messa sul tavolo. Il tuo regalo di grandi affari Tanaka è arrivato. Una catena di perline. Oh, catena di perline è buono. Ma quanto ci vuole per le melanzane? Ancora 3 giorni. Allora, oggi è domenica, quindi all'ospedale non si può andare. Vediamo se c'è qualcuno in giro. Adachi, boh. C'è Cie. Oh, è la prima serata che possiamo passare assieme, dai, ci provo. Come procedono le tue vacanze estive? Io mi sto allenando un sacco, ma non ho ancora toccato i compiti. Non c'è problema, inizierò domani. Perché non parliamo di qualcosa di più divertente? Il tuo legame con Cie è già inscindibile. Vuoi passare la serata con Cie? Certo. Evviva, ora sì che si ragiona. In realtà non penso ci siano interazioni, mannaggia. In questi giorni sto studiando per l'esame della patente, ma continuo ad addormentarmi mentre leggo il manuale. Mi sono appisolata anche ieri e quando mi sono svegliata avevo l'impronta del libro stampata in faccia. Però voglio troppo guidare lo scooter, quindi terrò duro e mi darò da fare. Non vedo l'ora di fare un giro con te. Con me? Vuoi dire io e te soli soletti? Scherzavo, la nostra prima gita sarà in spiaggia insieme a tutti gli altri. Anche se in effetti sarebbe bello un appuntamento in scooter io e te da soli. Oh. Una volta che avrò la mia patente andremo insieme dappertutto. In spiaggia, in montagna, in docchina. Oh, e anche... Non lo sapremo mai anche dove, però... Senti che il tuo legame con Cie si è rafforzato ulteriormente. Non che servisse. Oh cacchio, sarà meglio avviarsi verso casa. So che ti rivedrò molto presto, ma è comunque un po' triste doversi salutare. Oh. Ah già, volevo darti questo. Un marshmallow. Era da un po' che pensavo di dartelo. Spero che ti piaccia. Beh, forse dovremmo andare. Oh. Mi ha dato un marshmallow. Oh, che patata dolce. Chi è che mi chiama a quest'ora? Pronto? Sono io. Andiamo al Junes, oggi. Va bene? Non fare tardi. Hai deciso di uscire con Aya. Che poi ho detto Aya, ma è Ai, punto. Junes, area ristorazione, sei venuto qui con Ai. Ah, takoyaki, yakisoba, okonomiyaki, tutto in un piatto solo. Roba da inferno dei carboidrati. Lo so che lo vuoi. Come fai a non ti azzardare a dirlo a nessuno? Ciao! Oh, sensei, sono sbalordito, hai rimorchiato una vera bomba. Svela il tuo segreto a questo orsacchiotto. Orsacchiotto? Non somiglia a un orso però. Torna al lavoro, Teddy! Ehi, Star e Ai-san! Ciao! Oh. Sai che il tuo negozio è nemico di qualsiasi dieta, vero? Voglio un'insalata! Abbiamo un buffet di verdure! Nada. Scherzi, sono tutte mollicce! Cavolo, ha un carattere persino peggiore di quello di Rise-chan! Però l'adoro, voglio starle vicino! Si prospetta una giornata divertente, vabbè. Senti che il tuo legame con Ai si rafforzerà presto. Senti che il legame con Yosuke si rafforzerà presto. Almeno ci siamo assicurati Yosuke, nel peggiore dei casi dovevamo passare una giornata anche con lui. Ci è andata bene, dai. In un modo o nell'altro stiamo passando le nostre vacanze estive.